Io sono Erika e nell'online insegno Pilates alle donne che hanno poco tempo a disposizione per allenarsi a casa per migliorare la propria forma fisica. Oggi l'allenamento che faremo sarà tutto concentrato su glutei, ma prima di tutto lascia un like di supporto e iscriviti al canale. Ora srotola il materassino che si comincia! Partiamo sdraiati in posizione supina, piedi paralleli alla larghezza dei fianchi, ginocchia forti e stabili come se avessimo appoggiato sopra dei bicchieri. Sentiamo che la colonna vertebrale si allunga in direzioni opposte come un elastico che tira in due direzioni diverse, l'osso sacro in una direzione, la nuca in direzione opposta. E spingiamo leggermente l'addome verso il centro del corpo, verso la colonna vertebrale. Cominciamo a fare la respirazione toracica del Pilates. Inspiriamo dal naso. Espiriamo dalla bocca. Apriamo le spalle e inspiriamo. E espiriamo mantenendo questa apertura e questo allungamento. Iniziamo a percepire le piante dei piedi che sono ben appoggiate a terra, il bacino in neutro, il mento leggermente in dentro, cercando di non tenerlo mai sollevato. In questo caso bisogna sempre mettere un cuscino sotto la testa. Inspiriamo di nuovo. Ed espirando, connettiamo il centro del corpo, arrotondiamo il bacino, appiccicando tutta la colonna vertebrale. Iniziamo a fare shoulder bridge, staccando una vertebra alla volta dal materassino, fino a creare una linea diagonale con il nostro busto e le nostre cosce. Inspirando, riappiccichiamo una vertebra alla volta a terra. Torniamo in neutro e di nuovo premiamo forti i piedi nel pavimento, arrotondando il bacino, stacchiamo una vertebra alla volta. Inspirando, ritorniamo, immaginando di appoggiare una collana di perle, una perla per volta. Fuori l'aria per salire. Dentro l'aria per scendere. Sentirai che già i tuoi glutei stanno iniziando a connettersi, a dire qua mi sa che dobbiamo lavorare sodo. Restiamo su col bacino questa volta. Immaginiamo che il nostro bacino sia un catino pieno d'acqua che dobbiamo versare ai lati del corpo, prima da un lato. Lo riempiamo nuovamente in centro senza lasciarlo pesante. E lo svuotiamo in direzione opposta. Inspiriamo in centro, espirando twist col bacino. Il lato che si solleva, pensate, vuole andare sempre più su. Inspirando, un filo recupera anche l'altro lato e continua a tirarlo sempre più su per far scendere l'acqua dal lato opposto. Inspirando centro, espiro. Attenzione a non tenere le dita dei piedi sollevate, cerca di portare consapevolezza a tutto ciò che stai facendo. L'ultima volta da questo lato e poi srotoliamo nuovamente il bacino. Ok, solleviamo un braccio e andiamo a sdraiarci totalmente di fianco. La gamba sotto la teniamo piegata, quella sopra la teniamo distesa. La mano libera la teniamo a coppa vicino al corpo e sentiamoci ben allineate su un'unica linea, dalla punta della testa alla punta del piede. Attiviamo la cintura addominale e con la punta del piede tirata e la gamba attiva iniziamo a disegnare dei piccoli cerchi precisi più che possiamo, come se disegnassimo la sagoma di un bicchiere. Facciamo 3 o 4 cerchi inspirando, altri 3 o 4 espirando e sentirai che è coinvolta tutta la parte bassa del gluteo in questo caso.
cambia la direzione. Piccolini, precisi, il nostro intento non è lavorare sulla scioltezza dell'anca, ma sulle ciapette. Sentire che è coinvolta anche tutta la fascia laterale degli addominali. Ancora per 3, 2, 1 e rilassa qualche istante. Ora vai a metterti in ginocchio, sempre sul ginocchio che era piegato poco fa, la mano che era sotto la testa la tieni appoggiata a terra a coppa e ti apri frontalmente. L'altra gamba per ora la lasciamo sempre allineata al resto del corpo e la mano libera la mettiamo dietro alla nuca. Apriamo bene il torace, stabilizziamo le scapole e gli addominali e stacchiamo la gamba che stava a terra. Il piede a martello, quando inspiriamo diamo un calcio avanti, espirando punta il piede scivoliamo indietro, side kick kneeling. Inspiro avanti, espiro dietro. Se fai fatica a farlo con la gamba così sollevata, fai la stessa cosa pulendo il pavimento. Attenzione, l'unica cosa che ti chiedo è di non muoverti e di cercando di compensare con la parte alta del corpo. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ampiezza del movimento dipende solo ed esclusivamente dal controllo che hai del tuo corpo. Se con un movimento ampio ti viene anche da inarcarti, allora fallo più piccolino ma più preciso e denso di fatica. Ancora per 4, 3, 2, 1. Riallinea la gamba, riappoggia la terra e vai a sdraiarti a pancia in giù. Le mani le mettiamo sotto la fronte, un palmo sopra l'altro, le ginocchia le teniamo divaricate con i talloni che si baciano, i piedi a martello. Fronte appoggiata sul dorso delle mani, stabilizziamo scapole e addome risucchiandolo e facciamo il squeeze. Ogni volta che buttiamo l'aria stacchiamo dolcemente le cosce da terra e premiamo i talloni tra di loro e inspirando si ritorna fuori l'aria, attiva il centro, poi stacca, premi i talloni tra di loro e stacca dolcemente le cosce mantenendo i piedi a martello. Inspirando torna, cerca di sentire la schiena che si allunga un po' di più, espira, stacca. Inspira per tornare, espira, stacca, torna, e stacca, si torna, stacca, sempre più su, torna, l'ultima volta, spingi più in alto che puoi senza schiacciare il tuo tratto lombare. E torni. E andiamo a metterci nella posizione del bambino per un istante. Srotoliamo la schiena e ci sdraiamo sull'altro lato. Gamba sottopiegata col piede a martello, braccio sotto la testa. Distesa. Microfono possibilmente in una posizione comoda e prepariamo la gamba che sta sopra, allineata al resto del busto, centro attivo e piccolissimi cerchi come se disegnassimo la sagoma di un bicchiere. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, inspiro, cambi di direzione, ultimo respiro e
e rilasso. Ci si va a mettere in ginocchio per fare 6 chicchierini. Sistemati gli allineamenti, stacca la gamba che sta sopra e comincia anche qui, piede a martello, inspira, punta espirando, inspira, espira. Quando lo fai, la tua coscia qua sotto deve essere più verticale che puoi, quindi attenzione a non avere il sedere troppo indietro o essere troppo sbilanciata. Ancora per 3, 2, 1, riallinea, rilassa. Come va? Ci mettiamo a 4 zampe. Mani ben aperte sotto le nostre spalle, i gomiti li stendiamo cercando di immaginare di creare tanto spazio all'interno del gomito, così c'è poco spazio, noi ne creiamo tanto. Spingiamo lontano il pavimento, la schiena si allunga, distendiamo la gamba destra dietro di noi con la punta tirata, con il centro attivo, inspirando solleviamo la gamba, la alliniamo al busto ed espirando la abbassiamo, come se dovessimo spingere giù qualcosa di forte e duro, e quando la solleviamo immaginiamo di sollevare un secchiello pesantissimo. Inspirando la solleviamo il secchiello pesante ed espirando spingiamo giù qualcosa in modo da attivare anche un po' l'interno coscia. Inspiro, sollevo, espiro, senti anche gli addominali che stanno dolcemente lavorando. Cambiamo gamba. Ogni volta che la gamba scende, la tua pancia rientra un pochino di più. Come se volessi quasi allontanare l'ombelico dall'inguine e dal piede che sta lavorando. E lo facciamo un'ultima volta. Ritorniamo. Prima gamba che abbiamo fatto lavorare, la portiamo col ginocchio a 90 gradi, il piede a martello, e da qui piccole pulsazioni verso l'alto col piede. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Spingi dal tallone. In 2, 3, se ogni tanto ti senti scivolare giù, ritorna con la schiena forte. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio gamba. Si va. Ricordati il collo allineato alla colonna vertebrale, no teste pesanti. Ancora per 4, 3, 2, 1 e stop. Ed ora un braccio lo pieghiamo con le mani con la mano rivolta verso l'altra, così, e da qui ci apriamo leggermente con il bacino, poco poco ci basta. Stacchiamo la gamba del lato ruotato, stabilizziamo le scapole e iniziamo a disegnare degli arcobaleni da un lato all'altro con la gamba tesa. Inspiriamo in una direzione, espiriamo nell'altra, cercando di isolare il più possibile il movimento della gamba dal corpo che è fermo. Il pavimento, come sempre, lo spingiamo lontano.
per 4, 3, 2, 1, solleva la gamba, svitala verso l'esterno extraruotandola e inspirandola pieghi pensando che il tuo piede voglia andare verso la spalla opposta, espirandola stendi davanti a te. Inspira, piega, spingi il piede verso la spalla opposta, espira, stendi, inspira, espira, attiva il centro, in, wow, out, e l'ultimo, riposa qualche istante, piccola pausa, si sentono, ora, stessa posizione di partenza, stacchiamo la gamba, portiamo il ginocchio verso il gomito del braccio teso, sempre gamba svitata, inspirando allunghiamo il corpo in direzione opposta, la punta della testa va di là, la punta del piede va di qua, a partire dal centro, ed espirando arrotondiamo la colonna vertebrale, risucchiando l'ombelico, avviciniamo il ginocchio al gomito, inspirando distendiamo, espiro vicino, inspiro lontano, espiro vicino, inspiro lontano, tiro, 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 espiro, inspiro, espiro, inspiro, l'ultima volta, da qui prima di passare dall'altro lato, mani distese sotto le spalle, vai in mezzo plank e poi spingi, attiva i glutei, spingi il bacino verso terra, la testa verso l'alto per andare a fare cobra. Apriti col torace e da qui swan dive. Per fare lo swan dive, se sei ancora alle prime armi, devi immaginare di rullare il bacino sul materassino, mentre la schiena scende, il busto scende, le gambe si staccano da terra e sono forti e attive. In questo modo si sollevano mentre il busto dondola verso terra e inspirando ti spingi forte nel pavimento e torni nella posizione di partenza. Se sei già più esperto sai che swan dive puoi farlo dondolando, attenzione al naso, tieni sempre i glutei stretti così la tua schiena è protetta, spingiti lontano senza gravare troppo sulle braccia ma soprattutto sul tuo busto, nella forza che devi cercare, ancora per 4, 3, 2, 1, posizione del bambino e poi passeremo all'altro lato. Mamma mia. Ok, dai, ce la possiamo fare. Allora, quattro zampe. Appoggiamo l'altro avambraccio a terra con la mano rivolta verso la mano del braccio disteso. Stendiamo l'altra gamba con la punta tirata. Apriamo leggermente il bacino. Stacchiamo il piede da terra. Stabilizziamo le spalle, il busto e l'addome. E iniziamo a disegnare anche di qui gli arcobaleni. Lo sguardo, ogni tanto ovviamente io devo guardare verso di te, però cerchiamo di guardare nella direzione in cui siamo ruotate col busto. Spingiamo sempre lontano il pavimento. Ancora per 4, 3, 2, 1. Solleva la gamba. Piega il ginocchio, spingilo verso la spalla opposta e poi stendi la gamba davanti a te. Piega, spingi verso la spalla opposta, stendi davanti a te. Troppo vicino al muro, rischi di schiantarmi con la gamba. Ok, piega e stendi. Piega e stendi. Piega. Stendi ancora un paio.
riallinea per riposare qualche istante. Oh, non so te, ma mi fanno male le chiappe. E come ultima cosa, stacchiamo, portiamo il ginocchio al gomito, arrotondando la schiena, e allunghiamo la colonna vertebrale e la gamba. Arrotondiamo, allunghiamo, arrotondiamo, allunghiamo. Per 4, 3, 2, strizza i glutei, 1, e stop. Ci andiamo a sedere nella nostra postura migliore. Voilà. Bene, questo allenamento è terminato, spero ti sia piaciuto, se sì fammelo sapere con un commentino qua sotto, e noi ci salutiamo con i 3 respiri finali. Cerchiamo la nostra postura migliore, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Noi ci vediamo al prossimo video e a presto, ciao!